Questa mia mozione impegna l'amministrazione a sensibilizzare la città attraverso la riduzione degli sprechi, una sensibilizzazione nel cercare di prendere il meno possibile i mezzi propri, utilizzare i mezzi pubblici, anche se capisco che a Bagheria diciamo, la situazione è ancora in divenire, quindi camminare a piedi, cercare una svolta dei tavoli rotondi, dei convegni organizzati ad hoc proprio per sensibilizzare l'ambiente e i cittadini bagheresi, ma non solo. Quindi Bagheria può fare anche da scuola per i comuni limitrofi attraverso questa ideologia. Noi non ci dobbiamo dimenticare che nel 2013, quando il comune ha dichiarato il dissesto, aveva all'incirca 55 milioni di euro di debiti, di cui più della metà provenivano dal CORES, quindi dalla situazione rifiuti. Quindi parto dal presupposto che risolvendo il problema rifiuti, per quanto mi riguarda l'80% dei problemi di Bagheria può essere risolto. Noi dobbiamo cercare come amministrazione, l'amministrazione Tripoli secondo me sta facendo bene da questo punto di vista, dobbiamo cercare di aumentare i livelli di differenziazione. E soprattutto anche qui, come nella mia mozione, sensibilizzare il cittadino da un punto di vista di civiltà, perché è vero che alle volte magari vengono abbandonati i rifiuti ingombranti per strada, vengono gettati i rifiuti in situazioni non idonee. Per me la soluzione migliore, che è quella che propongo all'amministrazione Tripoli, è quella di aumentare i controlli attraverso un sistema di videosorveglianza anche in zone dove non c'è. E soprattutto una proposta attuale che farò è quella di cercare di utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza per lo sviluppo, diciamo, delle attività di decoro urbano che riguardano il comune, quindi cercare di utilizzarli nel senso buono del termine per dare un contributo a Bagheria.